guidata dal pragmatismo positivistico. Più tardi, nel 1800,
che è proprio Dio d'occhi come spuntato, dice lui, da lui chiamato eternismo o afrodotismo e caratterizzata dalla libera e sfrenata sessualità. La frase termina con la ribellione delle donne usufruite, il cosiddetto periodo delle Amazzoni. Da questo sarebbe poi nato il diritto materno sviluppato, appunto la ginecocrazia, caratterizzata dal buon governo delle donne e dal forte legame della società con la terra e la materia. Il punto d'arrivo però sarebbe il patriarcato, ossia il dominio del superiore principio spirituale maschile, così affermato. Pur riconoscendo il diritto materno sviluppato anche dei lati positivi, come il presunto carattere pacifico altruistico, il passaggio al patriarcato significa però senza dubbio un progresso, in quanto trionfo del principio spirituale maschile per lo studioso in vigore anche al suo tempo. Fonte principale per il mondo religioso non erano le scoperte archeologiche, ma la mitologia antica, egiziana, no, ma specialmente quella greca, e i racconti etnologici degli autori antichi che sono più o meno fondati dal punto di vista storico. Seguendo un'interpretazione di carattere libero, empatico e intuitivo di questi testi antichi, egli riteneva di poter risumere in via diretta le strutture storiche del passato. Un concetto questo radicato ancora nel romanticismo e come metodo certamente non affidabile da un punto di vista scientifico. Poco sorprendente, la ricerca storica contemporanea rifiutò decisamente sia il metodo sia il costrutto teorico di Bachhoff. Una vera e propria ostilità regnava ad esempio tra Bachhoff e il razionalista par excellence, Theodor Mommsen, esperto di diritto, di storia romana e il più grande classicista dell'Ottocento. Questo rifiuto amareggiò Bachhoff per tutta la sua vita, ma fu al tempo stesso uno stimolo a continuare. Insomma, si considerava, e lo era anche, come il modello opposto rispetto alla prassi di ricerca positivista diffusa nell'Europa del suo tempo. E il patrimonio notevole a sua disposizione gli permetteva una vita di scienziato indipendente. Il giudizio che esprimiamo oggi sul lavoro di Bachhoff è comunque diverso da quello dei suoi contemporanei, perché bisogna dare atto anche del lato innovativo di Bachhoff, con la sua visione ampia sul passato. Ha riconosciuto precocemente l'importanza delle strutture familiari e sociali, anche nella storia. Ha mostrato un certo fiuto per temi centrali e nessi psicologici e ha dato più rilevanza alla storia delle religioni. Rimane però l'inconsistenza scientifica dei suoi metodi e delle sue affermazioni che non permette di giungere a risultati affidabili in campo storico. Ma torniamo alla sua biografia. A 50 anni, nel 1865, si sposa con una figlia di famiglia patrizia più giovane di 30 anni, dalla quale ha un figlio. La madre di Bachhoff, molto ammirata dal figlio, ma come del resto anche il padre, vivrà sotto lo stesso tempo fino alla sua morte.
e che è resto di una fonte preziosa per la sua vita e i suoi pensieri, also per quanto ne sappiamo, non sarà eccessivo supporre che i buoni rapporti con la madre abbiano influito almeno un po' sulla sua concezione dei lati positivi del tipico materno. Nel 1887 muore a Basilea. La sua tomba è ornata da una statua femminile in marmo bianco, simboleggiante la madre, con un libro in mano, alludendo così alle sue idee principali del diritto matrimonio. E soltanto in seguito, con forte ritardo, e solo dopo la morte del suo apefice, che il seme del diritto materno comincia a dare i suoi frutti. Il carattere socio-storico di ampia portata delle idee patrimoniali ha condotto dal caso 800, ma soprattutto dal primo 900 in poi, ad una spiccata ricezione dell'opera, dentro e specialmente fuori dal mondo accademico, ha presunto un consolidamento dei più diversi pensieri politico-ideologici. Questi sono il marxismo, socialismo, che è specialmente Friedrich Engels, che nel suo lavoro parla sull'origine della famiglia e attratto dal costrutto bacofreniano. Ma anche il fascismo si appropria del suo lavoro. In tempi più recenti è nato in mente il femminismo che deve molto a Basilea. Di regola però si recepiscono dal discorso di Bachofen solo gli aspetti che tornano utili alla propria causa, strumentalizzandoli spesso in maniera incompleta e astorica. E allora, che cosa c'entrano gli Etruschi? Gli Etruschi c'entrano, e non poco, ma sono una scoperta più tarda del nostro protagonista. 9 anni dopo il suo diritto materno, esce una nuova monografia dal titolo La saga di Tanaki, ricerca sull'orientalismo a Roma e in Italia. L'opera è incentrata sulla tradizione antica riguardante gli ultimi 3 re della prima Roma e in particolare sulla figura femminile della Tanaki etrusca, che diventa il suo nodo centrale e diventa il nodo centrale nel discorso bacofreniano. Mentre nel suo diritto materno gli Etruschi apparivano solo sporadicamente, e in questo libro, che sostiene con rigore l'idea di un'organizzazione matriarcale presso gli Etruschi. La saga di Tanaki è un libro citato spesso, ma letto solo di rado. E questo per una serie di motivi che rendono faticosa la lettura. L'opera è un miscuglio di citazioni e accenni mitologici, idee complicate, autoriferimenti, etimologie fuorvianti e speculazioni su vasta scala. Dalla prefazione introduttiva emerge però chiaramente che Bachofen considerava la sua Tanaki come parte centrale, addirittura come prova della sua teoria sul diritto materno. La nuova monografia intendeva scavalcare la critica di storici avversari del suo tempo. E anche se sotto questo aspetto non ci riuscì minimamente, con questo libro il mito del matriarcato etrusco era nato, e specialmente a partire dagli anni venti del XX secolo cominciava a sviluppare una vita propria. Ma andiamo a vedere su che basi si fonda questa teoria del matriarcato presso gli etruschi e opera di Bachofen. Prima di scendere nel dettaglio,
centrale della sua teoria è l'Etrusca Tanagri, descritta nella tradizione antica come moglie del quinto re di Roma, Lucio Tarquinio Prisco, entrambi giunti a Roma dall'importante città etrusca Tarquinia. E tramite lei, tramite Tanagri, che i romani vengono a contatto con la presunta organizzazione matriarcale etrusca. Pasolf interpreta la sua Tanagri come prodotto della mentalità etrusca e parte dal presupposto che nella storia degli ultimi tre re di Roma, riferita da Livio, citazione, si specchia la storia del potente popolo degli Etruschi. In libera interpretazione delle fonti, fa di Tanagri una figura religiosa, la grande artefice dell'ascesa al potere del re tedesco, la Königsmacherin. Non solo di Lucio Tarquinio Prisco, ma anche del suo successore, Servio Tullio. Qui sopra ho scritto gli ultimi tre di Roma. Pasolf crede di poter individuare così l'archetipo orientale di un'Afrodite che conferisce il potere regale anche a Roma. Con ciò è convinto di aver dimostrato l'origine femminile del più alto dei poteri dello Stato nella Roma degli ultimi tre. Queste strutture matriarcali sarebbero state possibili a Roma solo a causa della loro dominio della cultura etrusca, mentre allo stesso tempo esse sarebbero, queste strutture matriarcali, del tutto estranee alla civiltà romana di base. E con la cacciata dell'ultimo re, Tarquinio il Superbo, il patriziato romano, già organizzato in senso patriarcale, si sarebbe liberato delle strutture matriarcali etrusche, dando inizio a una nuova e naturalmente più orgogliosa era, la Roma repubblicana. In seguito, la storiografia romana patriarcale si sarebbe, sempre secondo poi sforzata di trasformare l'originale Tanagri etrusco orientale in un modello reale di tutte le virtù matronali romane, appunto la buona moglie del re. Questo presupposto permette a Pasolf di eliminare tutti quegli elementi della tradizione antica che erano in ovvio disaccordo con la sua ricostruzione del passato, considerandoli il risultato della falsificante, così da cui, storiografia romana. Sottoposta a un esame critico della Tanagri pasolfiniana e del suo mondo matriarcale etrusco, rimane ben poco, sia nei contenuti che nel metodo. Nella descrizione dei suoi personaggi, si basa interamente sul primo libro di Livio, che però, come sapete, non era un contemporaneo della Roma del Re, ma visse in età augustea, cioè più di 500 anni dopo le vicende narrate. Pasolf usa Livio in maniera assolutamente acritica, senza occuparsi minimamente della affidabilità storica delle notizie sulla prima Roma o dell'influsso ideologico da parte dell'autore augusteo sulle vicende descritte. Oggi sappiamo bene che Livio ci presenta, e in parte si inventa, una Roma arcaica lontana, vista e ricostruita con gli occhi del suo tempo, ossia l'età augustea.
l'organizzazione patriarcale. Questo naturalmente non esclude che
partire da più tardi dal VII secolo, è in contatto con il mondo mediterraneo orientale e naturalmente percepisce da lì anche influssi di vario tipo. Se in questo ambito dobbiamo riconoscere al nostro erudito solitario almeno una certa precoce sensibilità agli influssi orientali nella tradizione romana, non si evince invece nessun argomento a favore di un presunto matriarcato etrusco. Ma i problemi con l'opera di Bartolo non si fermano qui. Nonostante l'enorme diffondersi delle sue idee, mi sembra chiaro un ulteriore grave errore di metodo. Il mondo dei personaggi legati alla Tana Crimiana, Iliana e agli ultimi tre re di Roma, scaturisce dall'immaginario romano e fa parte della tradizione e della mentalità romana. Per questo motivo, la figura della Tana Crim è, a mio parere, del tutto inutilizzabile per la ricostruzione delle strutture sociali etrusche. Per la saperne di più, dobbiamo rivolgerci a fonti d'altro genere. Questo fondamentale errore dell'impostazione è stato ripreso però non di rado anche da altri studiosi per corroborare il presunto straordinario ruolo dell'elemento femminile in Etruria e a volte si incontra ancora oggi. Perché fra le diverse idee di Bartolo è proprio il mito del matriarcato etrusco che si è rivelato particolarmente tenace. La ricerca etruscologica del primo ventesimo secolo si è mossa abbastanza volentieri nel solco di Bartolo e della sua caratterizzazione degli etruschi come una società di diritto materno, con caratteri oscuri, quali la paura della morte e una forte tendenza alla crudeltà. Col tempo però si sono levate voci avverse, come fra altri Massimo Pallottino, il grande padre dell'etruscologia moderna. Allora negli anni 60 del secolo scorso, la profonda diversità, tra virgolette, degli etruschi, costruita da Bartolo, è stata adattata al progresso scientifico, ma pur sempre recepita, anche se in forma attenuata. Così studiosi seri come Charles Bon, grande etruscologo francese, parlano del culto della madre e prerogative eclatanti delle donne etrusche che ancora nel 1961, Santo Manzarino, si sente di poter constatare che in Etruria appartenenza familiare e diritti di eredità venivano trasmessi in linea femminile. In seguito, questa diversità, tra virgolette, degli etruschi è giunta a legittimare di per sé una presunta particolare considerazione per l'elemento femminile in Etruria, postulata come un fatto invariabile e estraneo allo sviluppo storico. Si è parlato, e a volte ancora si parla, di cultura materna, emancipazione e parità di diritti. Questo approccio acritico e astorico è una pesante, più o meno consapevole eredità di Bartolo nell'etruscologia, della quale si è liberato o meglio si sta liberando solo a fatica. Ritengo invece che solo attraverso un'analisi sistematica di tutte le fonti a disposizione, letterarie, ma più che altro epigrafiche e archeologiche, il loro inquadramento storico e il confronto con altre società contemporanee si possono dare risposte affidabili in questo campo. E qui facendo così, e qui è meglio
società patriarcale che lascia alle sue donne una certa visibilità, ma che, tutto sommato, non va molto oltre. Ma torniamo alla saga di Tanaki per vedere se Bacchus, accanto alla previsione sulla Roma Deve, avesse altre frecce al proprio arco per rafforzare le sue constatazioni a proposito del matriarcato e tutto. E infatti è così. Al discorso su Tanaki allega un supplemento di circa 70 pagine dal titolo Il principio materno della famiglia etrusca. Il supplemento nasce a conclusione del lavoro su Tanaki, probabilmente fra il 1869 e 1870. Questo scritto è poco noto e quasi mai considerato negli studi su Bacchus. È invece piuttosto interessante perché qui si svolta presentare testimonianze e indizi dall'ambito propriamente etrusco per corroborare la sua tesi. Da questo supplemento emerge cosa sapeva effettivamente dagli etruschi e vediamo su quale base ha costruito il suo castello di ipotesi. Inizia il discorso con la presentazione di testimonianze autentiche, così lo chiama lui, vale a dire con una lista di 50 iscrizioni funerarie etrusche tarde, nelle quali analizza il materiale onomastico, ovvero le parti che formano un nome personale etrusco. Questo excursus epigrafico, come del resto anche la struttura chiara e induttiva del supplemento, è insolito per Bacchus e per il suo metodo di lavoro, ma ci mostra che ha l'occasione e ben disposto a utilizzare anche fonti diverse da quelle mitologiche. Sullo sfondo delle scarse conoscenze linguistiche vigenti intorno al 1870, Bacchus interpreta le iscrizioni in alcuni punti decisivi in modo errato, arrivando così alla conclusione che con assoluta certezza possiamo affermare la parte più importante delle indicazioni genealogiche è rappresentata per l'etrusco dalla discendenza materna. Oggi è evidente in discorso il fatto che si tratta esattamente del contrario, appunto di discendenza patrilineare. Il nome di un etrusco o una etrusca ha due elementi essenziali: il prenome e il cosiddetto
di altrettanto impiego a livello locale. La sua funzione principale sembra una più netta identificazione dell'individuo, diventata necessaria a causa dei numerosi casi di omonimia. In ambito aristocratico documenta inoltre alleanze familiari, questo matrimonio. Che la linea materna venga a volte menzionata nel nome del figlio non implica ipso facto una maggiore considerazione sociale della madre o della donna in sé. Anche a Roma, dove l'uso del matronimico non era usuale, risulta non del tutto sconosciuto. Ricordo soltanto l'esempio dei due figli di Catone, famoso Catone, omonimi e meglio identificati tramite il nome della madre. Allora abbiamo il padre, Marcus Porcius Cato, e poi ha due figli da madri diversi. L'uno figlio si chiama Marcus Porcius Cato Licinianus, Licinia, e l'altro Marcus Porcius Cato Salonianus, figlio di una Salonia. Allora anche qui si impiega il matrimonio per dividere le persone, per far riconoscere le persone. Qui ho portato qui sotto un esempio che dimostra bene dove sta il lavoro di Tasso. Qui abbiamo un nome etrusco, una delle sue descrizioni tale, l'art, vite, prenome, nome gentilizio, antar, vipinai. In Bauhaus lo legge come la vite di Anuncia, Crispaglia, lo vede come nome femminile, lo vede come maschile, cosa di Anuncia, Vivia, figlio, e questo per lui è il centro del nome, il nome della madre. Invece è corretto la lettura la vite, prenome, nome gentilizio, figlio di Anna. Questo è il nome del padre, non bisogna scrivere, non c'è bisogno di scrivere il nome gentile perché tanto è lo stesso, anche questo è un vite, e poi è anche figlio di una donna, di un'altra famiglia, e la gente di Pina. Questa è la lettura corretta. E qui sbaglia Marco, si dice che questo è il centro, questo è la discendenza della
che è rivolta alla terra. Lo stesso vale addirittura per tutto caldo di coprire le sepolture con tegole fittili, trattandosi appunto di terra cotta. Il fatto che l'usanza delle tegole fosse molto diffusa nell'Italia antica e non limitata all'Etruria non lo preoccupa minimamente. È tipico di Bachhof che non tenti mai di confutare le sue stesse ipotesi. Usa frammenti della tradizione antica in maniera molto strumentale e non dà valore alle opinioni altrui che possono essere perciò ignorate. In tutte queste pagine, valutando obiettivamente, non resta nulla da cui poter dedurre in alcun modo un ruolo predominante dell'elemento femminile in Etruria. È indubbio che Bachhof conosceva molto bene il patrimonio letterario dell'antichità. Ma quali erano le sue conoscenze del materiale archeologico, considerato che la sua era costellata di importanti scoperte di siti e monumenti etruschi. E qui bisogna dire che Bachhof non era soltanto letterato da tavolino, ma si impegnava a visitare i musei e i luoghi antichi. Anzi, questi viaggi avevano una grande importanza intellettuale per lui. Già dagli anni 40 diversi viaggi che considerava la sua patria spirituale, geistige Heimat, lo scrive così. Durante il primo di questi viaggi, nel 1842-43, diretto a Roma, si ferma a Pisa, a Firenze, a Perugia, dove visita l'antichità etrusca. Giunto a Roma, si innamora della campagna romana e nella primavera del 93 visita Capua, Napoli, Pompei, Pestum, Cuma e Palermo. Segue il secondo viaggio nel 49 con un soggiorno prolungato a Roma, nonostante i disordini politici a Roma. Importante però per i futuri interessi scientifici è stato l'anno 1851. Dopo un lungo e faticoso viaggio in Grecia, visita Ascona per l'Italia meridionale e visita per poi concludere con un soggiorno di 9 giorni in Etruria, dal 25 ottobre al 3 novembre del 51. Visita l'area franisca e l'Etruria meridionale con le sue necropoli, fra gli altri Castelbasso, Nocchia, Lera, Toscania e l'allora Corneto, dopo città Crimea. A causa del maltempo deve cancellare l'ultima tappa che era prevista per Cerritere, però piove troppo. Proprio Bachhof non può e non vuole sottrarsi alla forza suggestiva delle tombe rupestri affacciate sperdute nel paesaggio naturale. Più tardi, nella sua autobiografia, riferisce del profondo senso di felicità provato in quei luoghi e possiamo constatare che il mondo sepolcrale etrusco favorì senz'altro il suo interesse per la sfera funeraria. Alle torri dipinte dell'altopiano di Tarquinia, lui guidò proprio quel agapito ai danesi che a suo tempo aveva accompagnato già George Dennis. Nel suo resoconto di viaggio cita spesso il famoso libro di Dennis del 48 e arricchisce il suo manoscritto, come costruito in
Nell'inverno del 51-52 lo troviamo di nuovo a Roma, Siena, Firenze. Nel 63 si ferma a Bologna e va anche a visitare gli scavi di Mazzabotto, poi di nuovo a Firenze, Roma, Napoli, dove trascorre molto tempo nei musei locali. Durante uno dei suoi soggiorni a Parigi, nel 1864, si dedica con zelo allo studio della collezione del marchese Campana e delle sue antichità etrusche. Gran parte di questa vastissima collezione d'antichità era stata acquistata di recente, nel 61, dallo Stato francese, si trovava questo a Parigi. Qui vi faccio vedere una presentazione della collezione Campana con il sarcofago delle spose proprio nel 62, dopo va poi al Louvre, passo a studiare questi al Louvre, questi pezzi. Il viaggio di nozze lo porta di nuovo a Roma, dove si trovava molto a suo agio e dove soggiornò in tutto 5 volte per lunghi periodi, più mesi. Era addirittura considerato uno dei migliori ciceroni della città. E naturalmente si impegnava a leggere pubblicazioni sugli Etruschi, non solo i classici, come l'opera di Carl Gottfried Müller, ma anche il resoconto di viaggio di George Dennis, ne abbiamo già parlato, ma leggeva anche le novità del suo tempo. Ne consegue che Bachhoff era senz'altro a contatto con le scoperte e il patrimonio archeologico etrusco noto a suo tempo. Tuttavia, non mostra alcun interesse per una presentazione sistematica del materiale archeologico, che dispone invece, secondo il suo metodo, solo in maniera associativa e frammentaria. A volte l'oggetto che aveva in mente lui è identificabile, o meglio, indovinabile soltanto per qualcuno esperto della materia. Le informazioni affiorano occasionalmente, ma sempre in combinazione con un'interpretazione, bisogna purtroppo dirlo, esagerata e scritturata. Per esempio, menziono il cosiddetto sarcofago delle spose, qui vedete l'originale, trovato a Cerveteri, vi faccio qui vedere il pezzo al Louvre, perché questo Bachhoff conosceva di sicuro, perché faceva parte della collezione Campana. Secondo lui, in questo sarcofago delle spose, la posizione della moglie antistante al marito denoterebbe il suo ruolo privilegiato nella società. Invece questa è la classica posizione dei due sessi durante il banchetto in tutta l'arte greco-romana, con tantissimi esempi anche fra i vasi greco-attici patriarcali. Bachhoff continua poi a parlare delle figure femminili riccamente ingioiellate dell'arte funeraria etrusca. Vi faccio vedere due esempi. Alla sinistra la testa Velia della tomba del Volco, a Tarquinia, scoperta nel 1868, lo conosceva. Una bella testa con collane, orecchini e una corona d'oro. E alla destra un sarcofago da chiusi con un'altra nobile donna etrusca, anche con collane, bracciali e così via. Queste figure mostrerebbero che la donna etrusca, contrariamente a quella romana, secondo Bachhoff, sarebbe stata in grado di disporre delle proprie cose indipendentemente dall'uomo. In realtà, testimonianze del genere indicano soltanto che la potenza
citazione, la predilezione degli etruschi vengono gli auri auri. Per lui è un tratto tipicamente orientale. L'altra qualità dell'oreficeria etrusca fin dal periodo orientalizzante era ben conosciuta nell'Ottocento e ispirava la cultura di Olaf del tempo. Bacchus potrebbe aver avuto in mente i gioielli, per esempio, della collezione Campana, che conosceva qui un pannello alla sinistra dell'epoca, che non mostra mille etruschi dei periodi diversi, o alla destra due esempi di monili dalla tomba Regolini d'Alassi, scoperta nel 1836, allora Bacchus la conosce, a Cervetele. È una grande figura da carata in alto e una corona d'angolo del VII secolo. Questa tomba Regolini d'Alassi è una delle più ricche tombe dell'antichità in Italia, i cui numerosi oggetti di corredo in oro e argento, in parte di provenienza orientale, stupì gli specialisti dell'epoca e significò per Bacchus un segno inconfondibile del materialismo insito nel diritto materno. Non può mancare la celebre struttura della chimera, probabilmente parte di un gruppo mitologico con Bellerofonte, scoperta nel lontano 1553 a Arezzo, che oggi è al museo archeologico. Questa chimera rifletterebbe concetti religiosi, dici, orientali, perché è ambientato di dicia, a confermare la presunta origine orientale degli etruschi. Credo di non dover commentare oltre questa conclusione avventurosa. Possiamo riassumere che le testimonianze archeologiche, specialmente quelle iconografiche, sono effettivamente di grande importanza e ci permettono una migliore conoscenza delle strutture sociali etrusche. Risulta ad esempio chiara, contrariamente all'uso greco, la partecipazione di donne sposate a certi tipi di banchetti. E l'altra considerazione attribuita alla coppia coniugale, quale nucleo riproduttivo della società etrusca. Qui vediamo un dettaglio della pittura della tomba degli Scuri a Tarquinia, scoperta nel 1870, proprio nell'anno quando Bacchus pubblicava la sua Tanana. Grazie alle iscrizioni sappiamo che i coniugi Lat, Velia e Velia Zetiti, membri dell'aristocrazia di Tarquinia, sono riuniti in un banchetto. Anche questa Velia è riccamente ornata, una cella nella parte sinistra dell'immagine le fa aria con il ventaglio. Motivi come questo lì, la coppia al banchetto, li incontriamo non di rado nell'arte funeraria, enfatizzano valori che hanno a che fare con la continuità familiare, gentilizia, dove l'elemento femminile certamente ha il suo ruolo. Tuttavia, niente ci autorizza a parlare di un matriarcato. L'ultimo capitolo del supplemento è dedicato all'attrezzamento del costume etrusco da parte di Bacchus. Il breve capitolo è scritto in modo insolitamente chiaro e strutturato storicamente, tuttavia senza citazioni concrete delle fonti. Bacchus parte dal presupposto che le prime fasi della storia etrusca, ricostruibili solo attraverso frammenti della tradizione, fossero ancora incorrotte, così lo chiamano lui, e caratterizzate dagli influssi positivi
spirita per le relazioni parentali e ospitalità. Filosemia. In questa fase Pappos accolta alla cinematografia un posto importante nell'evoluzione strutturale dell'umanità. Poi però, nella seconda fase della storia etrusca, meglio nota delle fonti, si farebbero sentire le conseguenze dannose del principio materialistico del matriarcato, cosiddetto teorismo, ossia nei suoi aspetti più bassi. Entra quindi il periodo del deterioramento, della decadenza e del manciume delle cose, causati dalla situazione debolezza di un intelletto prevalentemente materialistico, non più in grado di risollevarsi. Tutto ciò mascherato, sempre secondo Pablo, dal lusso sfarzoso e dominato da un ideale di vita all'insegna di Afrodite. A questo punto Pablo riassume quello che a suo parere si può dedurre dal materiale archeologico, ossia dai prodotti delle tante manifatture semi-industriali del periodo ellenistico, l'oreficeria, i rilievi delle urne cinerarie, la pittura vascolare funeraria, le immagini sugli specchi, le architetture monumentali. In tutto, secondo lui, domina la materia sopra lo spirito. Nelle figure poste sui coperchi dei sarcofagi ellenistici, crede di poter addirittura individuare tratti somatici di stupidità, specialmente, come dice lui, nei tratti maschili. Probabilmente non lo dice esattamente, ma probabilmente ha in mente le figure calde etrusche di obeso, raffigurazioni di maschi opulenti che in realtà ostentano così ricchezza e potere. Ha avuto l'occasione di vedere sarcofagi del genere durante il suo viaggio nelle Etruria meridionale, quando ha visitato anche le straordinarie tombe rupestri affacciate, le prima citate architetture monumentali. Insomma, moltissime cose indegne sarebbero state prodotte in una perfezione tecnica senza confronti nei numerosi e popolosi impianti di fabbricazione etrusca. Il suo giudizio sugli etruschi è duro. La loro concezione fatalista avrebbe impedito ogni progresso verso una spiritualità più alta. Dirette conseguenze di questo terrorismo sarebbero il dominio dell'oscuro pensiero di morte, questo lo chiama lì, vale a dire la paura dell'elemento materiale di fronte alla morte, che si esprimerebbe nelle tecniche di tipiche raffigurazioni dei demoni dell'oltretomba. Qui vi mostro tre esempi, ma ce ne sono di più, di demoni etruschi, veramente spaventosi, quelli di Charon, della tomba dell'orco, qui con ali enormi, serpenti nei capelli, anche uno grosso sulle spalle, naso da avvoltoio, barba, carnagione bluastra, qui anche qui un altro Charon della tomba Fosan che abbiamo già visto, e qui che si fa un po' due bellissimi, tra virgolette, demoni, uno con la carnagione blu e uno nero. Oggi sappiamo che proprio qui, nella presentazione dei demoni, l'arte etrusca deve molto al modello greco. Quello è una cosa che si parte su non sapeva. A questa paura dell'oltretomba si associerebbe una predilezione per raffigurazioni e usanze
Secondo Barrow, dei caratteri dominanti nelle società organizzate al femminile. Riconosciamo due luoghi comuni, paura della morte e usanze crudeli, anche questi, che influenzeranno ancora a lungo l'immagine degli etruschi, come vediamo fra l'altro nel libro Just in Places di T.H. Lawrence del 1932, che avete già visto, è già stato trattato in una conferenza a proposito dei grandi viaggiatori in Trube. Bachhofen chiude con la constatazione che l'Etruria fosse l'Asia dell'Italia, il suo declino la premessa per un nuovo grado di spiritualità, che arriva finalmente con il patriarcato dei Romani. In questo capitolo emerge chiaramente che per loro gli etruschi orientali sono un popolo chiave, poiché attraverso di loro si vedeva in grado di mostrare i diversi stati del diritto materno, nella sua fase positiva, ma anche e specialmente nei suoi tratti più bassi e negativi. All'interpretazione del mito, a lui tanto caro, poteva nel caso degli etruschi aggiungere persino prove, tra virgolette, questo prove epigrafiche e archeologiche. Di queste presunte prove, alla luce di oggi, rimane purtroppo ben poco, come di tutto il suo costrutto intorno alla Tanaka etrusca. Rimane un'ultima osservazione, che in fondo è solo una sensazione, perché il nostro erudito di Basilea non ne parla mai esplicitamente. Quando descrive il danno derivato dalla cassazione tecnica e dai numerosi impianti di fabbricazione, insomma, dall'enorme produttività industriale degli etruschi, potrebbe avere dunque in mente non solo il mondo antico. Sappiamo che Bachhof, dal punto di vista politico, era molto conservatore e giudicava negativamente l'avanzata industrializzazione, i nuovi gruppi sociali a lei connessi, l'idea di progresso, le tendenze emancipatrici del suo tempo e infine anche la democrazia. Visto che immaginava le sue fasi dello sviluppo umano non come irreversibili, ma piuttosto cicliche nella storia dell'umanità, e l'incipiente emancipazione femminile del suo tempo, che sembra di aver riconosciuto i primi indizi di un eterismo di ritorno. L'indegna, ma dal suo punto di vista storico, inevitabile fine degli etruschi fortemente industrializzati, potrebbe aver rappresentato per lui una sorta d'avvertimento, o forse meglio, una profezia per il proprio mondo, non espressa in maniera esplicita, ma comunque presente. Grazie per l'attenzione.